Buongiorno bellezze, visto che i video simili a questo degli scorsi giorni vi sono piaciuti un sacco, oggi torno con questo argomento e oggi vediamo insieme come vestirsi giovanile dopo i 40 anni con una serie di cose da evitare assolutamente. Ricordatevi di iscrivervi al mio canale e adesso sigla. Assolutamente no al troppo classico, ovvero quei completi coordinati color marrone oppure beige, super oversize oppure con gli spalloni. Avete presente il look della regina Elisabetta, quello tutto tailleur, tutto giacche e gonne? Ecco, quello è da evitare assolutamente. Evitate assolutamente i trend troppo giovanili. Cosa sono i trend troppo giovanili? I top super super corti oppure quelle maglie in colori fluo che potrebbero indossare solamente gli undicenni in gita scolastica. Ecco, questi sono alcuni trend ai quali dovete girare alla larga, non tanto per la vostra fisicità, ma per evitare delle brutte figure. Per quanto riguarda la vostra fisicità, date un'occhiata ai video che ho fatto precedentemente, quello del fisico a pera e quello del fisico a mela, ne seguiranno comunque altri, ma sicuramente al 90% vi ritroverete in uno di questi due. Il consiglio per quanto riguarda la fisicità e i capi da indossare per vestirsi giovanile anche dopo i 40 anni è quello di mettere in risalto qualcosa del vostro fisico che vi piace, sia questo il seno, sia la vita oppure le gambe. Non indossate dei vestiti lunghi e sacchetto per coprire perché sono una scelta sbagliata a tutte le età. Evitate come la peste la gonna midi plissettata alla lunghezza del polpaccio, fa tanto strega dell'Ovest. È perfetta sì magari per la Fashion Week in un periodo di tendenza, ma invecchia davvero moltissimo. Se amate le gonne, sì, anche alla minigonna super stretch in base alla vostra fisicità. Questo è un capo da evitare dopo i 40 anni, ma comunque a tutte le età, abbiate 12 anni come 90, e sono le calze color carne. Evitatele sempre, comunque e dovunque. Fate molta attenzione alle calzature, scegliete un tacco alto oppure basso. I tacchi, quelli da 2 cm da sciura, sono da bandire perché invecchiano un sacco. Se amate i foulard non potete assolutamente farne a meno e volete mostrare quella collezione che avete accumulato negli ultimi anni, evitate di metterlo sulle spalle o al collo perché fa troppo sciura e indossatelo in modi alternativi, potete per esempio legarlo ad una borsa oppure metterlo nei capelli oppure ancora usarlo come cintura. Per quanto riguarda i colori da indossare, vanno bene tutti tranne l'intera palette del marrone, quindi dal marrone scuro al beige. Se amate il beige e volete utilizzare i capi che avete accumulato negli ultimi anni, perché è comunque un colore di tendenza, soprattutto nello scorso inverno, vivacizzatelo con accessori dai colori caldi. E il video di oggi finisce qui, spero di esservi stata utile, spero di avervi dato qualche consiglio su come vestirsi giovanile dopo i 40 anni e soprattutto sui capi da evitare sempre, comunque e dovunque. Noi ci vediamo prestissimo, iscrivetevi al mio canale e lasciate un commento, alla prossima!